Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations. Ma buongiorno raga, benvenuti in questo nuovo vlog. In questa casa nuova c'è un po' di rimbombo perché è tipo mezza vuota, devo prendere ancora un divano eccetera. E raga, lo sapete, una ragazza su Instagram mi ha descritto come un uragano di disastri. Ed è proprio così raga, la mia vita al di fuori di quello che vedete, la mia vita privata è un po' un disastro. Però vabbè, noi non ci preoccupiamo di questo, ci rimbocchiamo le maniche e ci rialziamo ogni volta. Infatti sono nella mia nuova casa da sola e raga, sto benissimo. Adesso penso di aver raggiunto una consapevolezza diversa da quella di anni fa, tanto comunque penso che con il passare degli anni aumentiamo sempre di più la nostra consapevolezza, si cambia continuamente. Voi mi avete visto cambiare tanto in questi anni perché è proprio così, cioè nella vita si cambia continuamente, siamo in continuo cambiamento. E sicuramente anche voi che mi seguite da 6 anni, 5-6 anni, anche voi sarete cambiate. E se vi va, magari scrivete nei commenti come siete cambiate, perché sono curiosa, sono cambiata solo io? Non penso. Vi farò sicuramente l'home tour, però non in questo video, devo aspettare che qualcuno mi riprenda perché voglio fare una cosa carina. Quindi pazientate, anche perché devo finire un po' di arredarla, mi deve arrivare un quadro per coprire la caldaia, insomma devo ancora finire un po' di arredarla, quindi non appena avrò terminato 2 o 3 cosine, non tutto perché sennò il long tour lo vedrete l'anno prossimo. Non vi farò aspettare così tanto ovviamente, ma sto aspettando un attimo 2 o 3 cosine. E in questi video che vedrete adesso a seguire sul mio canale YouTube vi parlerò un po' come ho costruito questa consapevolezza di me nel tempo, insomma come ho fatto anche ad apprezzare la compagnia di me stessa, a stare da sola, a sentirmi in un posto sicuro da sola, e insomma parleremo un po' di questo in questi giorni. Però adesso in realtà vado a prepararmi qualcosa da mangiare perché sono le 2:20 e devo ancora mangiare. Stamattina mi sono allenata come al solito, solite cose, e adesso mangiamo. Quindi vado a vedere un po' cosa c'è nel mio frigo perché sto facendo un sacco di batch cooking, quindi ho di solito già tutto pronto. Andiamo a prendere qualcosa in frigo. Vi do subito una tips per imparare a vivere da soli e non impazzire. Partiamo un po' dalle cose più semplici. Secondo me la cosa fondamentale è l'organizzazione. Quando si vive da soli bisogna organizzare tutto nei minimi dettagli perché nessuno ci aiuta fondamentalmente, quindi tutte le cose che di solito se si vive in coppia, in famiglia, un po' si collabora, quindi magari uno va a fare spesa, l'altro cucina. Quando si vive da soli è un po' più difficile, cioè molto difficile, perché devi pensare a tutto tu fondamentalmente. Pulire, lavare, cucinare, avere anche un minimo di vita sociale, fare anche qualcosa oltre che a lavorare, tipo andare in palestra, uscire. Però è difficile perché quando vivi da solo, cioè devi organizzare tutto. Una cosa molto utile raga è fate batch cooking. Io una mattina a settimana preparo delle cosine da congelare, poi preparo ad esempio un cereale, quindi riso, sparo a caso, oppure zucchine, carote in friggitrice ad aria. Spesso a me piace un sacco variare, quindi io faccio tante cose e poi semplicemente le congelo. Poi dei fagioli cannellini. Devo ringraziare mia madre perché questa me l'ha portata mia madre. Un contorno di zucchine, e bieta e patate. Un consiglio extra: ogni volta che andate a casa dei genitori rubate qualcosa. Metto tutto nel piatto, metto a scaldare, ho aggiunto anche olio e salsa di soia E questo è il mio pranzo. Di pranzare, adesso mi faccio un bel orzo in tazza, no scherzo, caffè. Ho iniziato un nuovo protocollo di allenamento stilato da me. Sto facendo alcune prove su me stessa per vari tipi di allenamento e raga, ho il sedere a pezzi, glutei e femorali a pezzi, a pezzi, e non riesco nemmeno a sedere nella sedia. Ottimo, sono indecisa se comprarmi la macchinetta per fare il caffè, soltanto che io sono un po' contro le capsule, le cialde, perché fanno tanta immondizia, quindi o cerco qualcosa che abbia poi delle cialde, delle capsule biodegradabili al 100%, allora in quel caso ok, se no sono un po'... Vivere da soli non è semplice, ma anche vivere in coppia non è semplice. La differenza c'è quando abbiamo bisogno di qualcuno per non sentirci soli. In quel caso allora non va bene. Ogni giorno faccio un po' i conti con la solitudine, perché la sera a casa non c'è nessuno che mi aspetta, la sera a casa non c'è nessuno che mi abbraccia e mi dice com'è andata la giornata, tutto bene, e queste sono cose che un po' mancano. Mi farebbe certo piacere avere qualcuno vicino che mi faccia sentire appunto coccolata e amata, però non deve essere un bisogno, perché io a volte sento proprio il bisogno di avere una persona vicino che mi ama e mi fa sentire amata, perché in qualche modo è come se attribuissi il mio valore a come le persone si comportano con me, cioè se ci sono persone che mi amano allora vuol dire che valgo qualcosa, se invece non ci sono delle persone che mi amano allora significa che non valgo niente. Con persone che mi amano intendo diciamo un partner, ecco, perché ovviamente chiaramente ho delle persone che mi vogliono bene, come la mia famiglia e qualche amico. Quindi diciamo io intendo un po' proprio la situazione quella familiare che si crea con il partner, no? Che ti aspetta la sera, ti dice ciao, come è andata la giornata, senti un po' quel calore, che è una cosa che a me è mancata tanto quando ero bambina, ragazzina, e nella vita non ho avuto altro che conferme di quello che io pensavo di me stessa, ovvero che non andavo bene, non potevo essere amata perché non andavo bene. In realtà poi ho capito negli anni che non posso attribuire il mio valore sulla base di quello che gli altri fanno o quello che gli altri dicono, perché una cosa che ho imparato a 30 anni, 31 quasi, è che le persone non si comportano in base a come ti comporti tu. Le persone si comportano come vogliono comportarsi, in base a quello che hanno appreso nel loro vissuto e insomma così. Penso che se mai un giorno incontrerò qualcuno con cui condividere la mia vita, innanzitutto dovrà valerne la pena, perché quando poi assaggi la solitudine e l'apprezzi, difficilmente poi, non facilmente poi la scambi con altro, deve essere proprio la persona una persona per cui ne vale la pena. Si può imparare, si può imparare a volerci bene, e possiamo anche imparare ad attribuire noi il valore a noi stessi. One eternity later. Buonasera raga, ho messo il microfono, spero si senta bene, me lo auguro, perché se no tutto il discorso che farò adesso non si capirà un cavolo. No, molto comodo, perché almeno posso gironzolare per casa e voi mi sentite comunque bene, perché altrimenti c'è un rimbombo, la voce si disperde eccetera. Vado un secondo ad accendere la luce, perché secondo me si vede bene. No, così proprio no. Si vede meglio. Questa casa è piena di luci, dovete sapere. A proposito di case, raga, mentre tornavo su dal lavoro, ci metto tipo 20 minuti, stavo ragionando a quante case ho cambiato da quando sono su YouTube. Quando ho iniziato con YouTube vivevo a casa dei miei, no? Quindi una. Poi sono andata a vivere con Fabio, che conoscete tutti, quindi 2. Poi con Fabio abbiamo cambiato casa, quindi 3. La mia storia con Fabio, come sapete, è finita bene, ci siamo lasciati bene. Poi, quindi quando mi sono lasciata con Fabio, sono andata a casa di mia nonna. Ho vissuto per un po' con mia nonna e poi mia nonna è andata a vivere con mia mamma, quindi 4. Poi sono andata a vivere con il mio ex, quindi 5. E poi sono venuta qua, quindi 6. Cioè 6 case, ragazzi, 6 case, ho cambiato. Perché se no io mi perdo, parlo e mangio alle 11 di sera. Intanto prendo gli ingredienti per fare il tofu in agrodolce. Ok, dicevo, io non ci so stare, non riesco, se non sto bene, io dopo un po' me ne devo andare. A costo di perdere tutto, ricominciare tutto da capo, ma la mia vita vale di più di tutto questo, quindi è giusto fare delle scelte. Con le scelte perdiamo sempre qualcosa, ma guadagniamo anche tanto altro. Abbiate il coraggio di cambiare e di fare delle scelte, perché voi siete sempre al primo posto, cioè mettete sempre voi stesse al primo posto. Se ci annulliamo non riusciamo nemmeno a rendere felici chi abbiamo vicino, e chi vi ama veramente lo capisce questo, lo capisce. Comunque, divagando, vi faccio vedere un po' cosa sto preparando mentre chiacchieravo. Ho preparato qua un'emulsione di olio, salsa di soia, zenzero, aglio e adesso vado a mettere anche del peperoncino. E questa sarà una salsina che ci andrò poi a cuocere il tofu, che adesso taglio a cubetti e lo impano nella farina di mais, no, nella farina di mais, scusate, nell'amido di mais. Questa è una ricetta che faccio spessissimo perché la adoro ed è buonissima. Cioè, ecco, quando cade. E adesso vado ad aggiungere l'emulsione che ho preparato prima. Guardate un po' come si è caramellato, sembra bruciato, ma in realtà non è bruciato, è semplicemente la salsa di soia che è nera. Ecco la mia cena, raga. Allora, la quinoa è un po' poca, infatti ho anche il pane qui, però ha un profumo pazzesco e quindi niente, questa è la mia cena, buonissima. One eternity later. Buongiorno raga, next day. Stavo organizzando la mia postazione lavoro della giornata, quindi ho computer, merenda, fragole, perché ovviamente ho già fatto colazione e tutto, sono le 10, e questo che utilizzo per scrivere idee e altre cose, e anche il coso delle penne, insomma. Oggi volevo riagganciarmi al discorso che ho fatto ieri per quanto riguarda l'organizzazione. Io ho delle tabelle che più o meno cerco di rispettare, in modo tale che ogni giorno so quello che devo fare. Tipo, ad esempio, so che lunedì, mercoledì, venerdì mi alleno, martedì registro, giovedì, venerdì edito e sabato e domenica allento un po' la presa. Quando si fanno più cose, quando si ha 2 lavori oppure un lavoro studio, per incastrare tutta alla perfezione occorre un attimo organizzarsi bene la settimana, e a me ha aiutato molto avere una routine ben precisa. E adesso termino alcune cose burocratiche che devo fare, tipo fatture, rispondere a vari messaggi, e poi mi preparo per andare al lavoro, perché oggi turno in negozio 16:30 20:30. Comunque raga, consiglio extra: le scarpe mettetele sempre all'uscita, almeno mantenete la casa più pulita. Io ad esempio uso soltanto questo spazio per camminare con le scarpe, perché in tutta casa io cammino solo esclusivamente con le ciabatte, non entro mai in casa con le scarpe. Questa è una cosa utilissima per evitare di sprecare tempo inutile a pulire ulteriormente lo sporco a terra. Quindi vado al lavoro, oggi chiudo il negozio, quindi penso ci vediamo questa sera alle 20:30 quando esco. Bonsoir raga, scordo sempre di tirarmi fuori qualcosa dal freezer per la cena. Mi ritrovo sempre così, cioè, quando che arrivo a casa non so cosa mangiare. Ultimamente mi scordo sempre, per fortuna che ho il microonde che butto tutto dentro al microonde e scongelo. Raga, allora io ho cenato, siamo giunti alla fine di questo videovlog, noi ci vediamo nel prossimo video con, spero, l'home tour finalmente, dove vi darò altri consigli sulla casa. Vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video, ciao!